di realizzare questa iniziativa. Il 2 di giugno non è casuale perché effettivamente l'avevamo collegata alla festa della Repubblica. L'iniziativa ha solo lo scopo di proporre ai bambini dei nuovi modelli sociali e apprezzabili all'interno della nostra comunità, che effettivamente ci sono. I 4 candidati sono stati direttamente scelti dai bambini, sono state delle scelte naturali, spontanee, abbiamo chiesto di fare un elaborato, di motivare perché secondo loro meritavano di essere i migliori cittadini dell'anno. Con questo tipo di iniziativa, insieme alle altre, vuole anche in qualche modo offrire degli spunti di riflessione agli adulti, perché effettivamente si può imparare molto anche dai bambini. La spontaneità e il loro punto di vista spesso viene trascurato. Questo è l'obiettivo generale della nostra associazione: promuovere una cultura e una politica sociale attenta alle esigenze dei bambini. Pensiamo di essere riusciti a perlomeno a instillare nel cuore, nel cervello di qualcuno l'idea che bisogna proporre nuovi modelli sociali, perché quelli che ci sono stati, quelli che ci propongono spesso i mass media sono dei modelli effimeri che in sostanza non educano i nostri figli molto spesso. Quindi noi da genitori abbiamo la responsabilità di farli riflettere su che cosa è il bene comune, su che cosa, quale è un modello sociale da imitare, da copiare, da seguire e da diventare fans. Oltre che fans della musica, dello sport, bisogna anche abituare i bambini a trovare i loro fans all'interno della nostra comunità. Questa storia è stata scritta e già studiata, pensava di doverla ripassare. Quelli in cima al monte hanno una bandiera bianca, ricorda che la nostra tre colori ha. Speranza, rosso il sangue di frontiera, neve bianca, neve cuori abbraccerà, tre colori come fiori, non so per caso, delle motivazioni. Secondo Maria Pia, il miglior cittadino dell'anno è il signor Itano Giuseppe, meglio conosciuto come Mastro Peppe. Perché, dice Maria Pia, perché è tanto disponibile. Perché è tanto disponibile con noi, grandi e piccoli dell'associazione Sud-Est. Quando c'è bisogno di qualcosa, il primo a tirarsi avanti, a dire lo faccio io, è proprio lui. Libera il terrazzo dallo sporco che c'è per dare a noi la possibilità di giocare e divertirci insieme ai bambini. Rifare i bagni e compie tante altre azioni che si possono definire delle vere e proprie azioni di volontariato. Secondo Fiorella Morello, la sua miglior cittadina dell'anno è Caterina Carnà, che essendo mamma da circa due anni e mezzo è entrata in un mondo in una dimensione diversa. Per problemi di lavoro si è dovuta trasferire a Genova insieme al marito e al figlio Marco. Non avendo la famiglia e gli affetti accanto, si è dovuta dare tanto da fare per crescere Marco, lavorando solo giorno e notte, stando a casa da sola, cercando di crescere ed accudire il piccolo Marco premurosamente nel migliore dei modi, senza mai trascurare e senza mai rimpiangere il passato. Purtroppo le difficoltà sono molte. Io la considero un'eroina perché, malgrado le difficoltà, i mille problemi, i sacrifici, è sempre sorridente e felice di essere mamma.
Domenico Geracitano per l'attenzione che dedica ad una grande piaga della nostra società, il bullismo. Domenico è nato a Roma nel 1981, ma i suoi genitori sono di origine guardavallese, per chi non lo sapesse. Quindi, nel 2006 ho ricevuto un attestato di benemerenza e una medaglia d'oro dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Per me è il miglior cittadino perché attraverso il libro Gli Amici di Evaristo e il nuovo libro Gli Amici Virtuali ci insegna che non dobbiamo compiere atti di bullismo perché portano sulla strada sbagliata, ma che dobbiamo rispettare la legalità e il prossimo. Il miglior cittadino dell'anno è Giovanni Montalbone. Chi è questo? Chi è questo? Simona Fragomelli. Quindi è originario di Guardavalle, questo mi è piaciuto molto mentre lo leggevo, è originario di Guardavalle, ma per amore sono trasferita. Lavora come infermiere professionale in ospedale. Oltre a svolgere questo meraviglioso lavoro fa molto volontariato e aiuta le persone bisognose, organizza molti eventi sulla solidarietà e sul tema dei rifiuti. Un esempio è quello che ha appena fatto la manifestazione del 20 e il 21 aprile presso l'Emporio del Padre a Guardavalle Marina. Questa organizzazione si fonda su meno rifiuti e più solidarietà. In questo evento organizzato da Giovanni Montalbone per far sì che le persone avessero in futuro qualcosa da mangiare, chiedeva senza imporre ai cittadini olio vegetale esausto, occhiali da vista usati, indumenti usati, tappi di plastica, cellulari inutilizzati e pile esaurite. Io credo che dovremmo imparare molto dai bambini, veramente, senza imporsi. Cioè, evidentemente Giovanni riesce ad arrivare diretto al cuore delle persone e a chiedere. Simone ha trasformato la parola chiedere in qualcosa che non è tangibile, non è evanescente, cioè qualcosa che si comunica con il cuore. Complimenti Giovanni. Grazie. Si occupa anche di donazioni, infatti con la sua associazione ha creato un evento che ha chiamato la giornata della donazione, che si è svolto il 28 aprile a Cotriz, praticamente ha seguito la tua vita, è una tua fan scatenata, possiamo dire così. È anche un componente dell'Avis, ma non posso elencarvi tutto quello che fa. Riesce a dare un valore ad ogni singolo oggetto nuovo, usato o che secondo di noi non serve più a niente. Quando mi hanno detto che volevo partecipare a questo concorso, io ho subito accettato perché avevo già in mente di chi parlare in questo tema. Giovanni Montalbone, uno dei 5 premiati personaggi dell'anno dall'Associazione Sud-Est. Mi onora, mi commuove questa cosa, infatti nel video prima mi è scappata anche la lacrimuccia. È una gioia grande. Ci sono solo io oggi, gli altri purtroppo non sono potuti essere, però il merito va a tutti. E questo, diciamo, è una cosa che, ripeto, mi gratifica tanto, perché con l'impegno di una persona poi viene gratificato con queste cose bellissime. Non serve l'oro, non servono premi particolari, ma un semplice attestato di questi meravigliosi bambini che scrivono delle frasi meravigliose. Bene, io dicevo prima che il bene comune è di tutti, e oggi c'è bisogno, ecco, di seminare questo bene comune. Noi volontari, che crediamo, ecco, di essere volontari, siamo una razza in estinzione, perché ancora pensiamo che questo mondo si può cambiare. Ora, io penso che non solo sono io quello del cittadino migliore di Guardavalle, a Guardavalle ci sono tantissimi cittadini anche più bravi di me. L'unica cosa, penso che bisogna, ecco, ognuno di noi ha una qualità. Ebbene, allora ognuno di noi deve saper scoprire questa qualità e metterla in atto. Io sono un tipo così, lo dimostro con i miei fatti, cioè lo dimostro in giro, sono così, con la gioia, con le attività che faccio. Perché io penso che dalle parole seguono i fatti, e specialmente i bambini hanno bisogno di persone che appunto dimostrano i fatti. Se tu fai una cosa puoi essere un idolo, se fai una cosa buona ti copiano, se fai una cosa cattiva sicuramente no, qualcuno la può anche copiare, però non lo so quanto. E allora ripeto, il plauso va a tutti, a questa associazione Sud-Est che sta organizzando delle iniziative molto belle.
la ragazza Fragomeli, la bambina che ha scritto questo tema su di me, ha scritto bellissime cose e ha scritto una frase molto bella che ha detto, dice che lui è di Guardavalle, però per amore è andato a vivere a Gagliato. E vedi, allora io dico a lei che veramente l'amore non ha confini, l'amore è grande come il mondo, e allora noi ci dobbiamo sentire cittadini del mondo. Quindi io quello che faccio a Guardavalle lo faccio anche a Gagliato, lo faccio anche a Chiaravalle, dove lavoro. Ecco, e quindi questo, seminare il bene comune, volerci bene e credere che ancora questo mondo può cambiare. Quindi io finisco sempre il mio discorso dicendo che bisogna lasciare questo mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Grazie. Quindi questo è stato di merito ad Domenico Giragita. Grazie. Quello farà avere e gli porterà i suoi complimenti al presidente che un bacino allora, quindi come è andato questa cosa? Chi l'aveva proposto? Maria Duarte. Vero, mi ricordo che ci facevano mi sconcentra mia figlia, scusate. Qual è la mia figlia? Sparate. Pure le tue. Ci siamo. Sparate. Grazie, Maria Duarte. Allora. Allora qui abbiamo nella stessa persona la proposta e la parentela. Sì, allora Fiorella. Fiorella ritirerà l'attestato per la zia Caterina. Tanti complimenti per quello che fa, il bagno in bocca al lupo per la sua the winner is a gran Giovanni furore Monte Paone. Grazie, sono, Giovanni. Si sono riuniti e hanno riconosciuto in te meriti indubbi. Facciamo conoscere la bambina, la ragazzina che ti ha proposto. Grazie. Una mia fans. Sì, assolutamente sì. Giusto, no? Si può dire questo termine. Devo però, sento il bisogno di dire due parole, sì. Non posso tirarmi indietro a questo. Grazie tante. Sì, volevo stare qui io. Mi commuove questa cosa. Comunque. Il bene comune deve essere di tutti. Bravo Gianni! Ognuno di noi deve saper recitare la parte migliore. Io sono convinto che ognuno di noi, dentro di noi, ha una qualità. Deve solo saper riconoscere questa qualità e deve solo sapere cacciarla fuori e mostrarla. E quindi cosa deve fare? Deve, ecco, individuare questa cosa. Allora, chi è bravo nel sociale, chi è bravo nello sport, chi è bravo appunto nella chiesa, eccetera, eccetera. Ci sono altri volontari che lo fanno in silenzio, che sono più bravi di me. E il volontariato è a 360 gradi. Il volontariato molte volte viene confuso solo nell'ambito ospedaliero,
nel senso che quello lì che aiuta la vecchietta, eccetera, eccetera. Ma il volontario è anche chi, per esempio, va a spegnere il fuoco, chi appunto raccoglie la lattina per terra e così via. Quindi io penso che la cosa, una delle cose più importanti è che dalle parole devono seguire i fatti, e noi grandi dobbiamo dimostrarlo con i fatti affinché poi i bambini ci imitano. E allora è importante questo qui. E se io predico l'ecologia la devo fare, se io predico il bene comune lo devo fare. E purtroppo noi volontari che pensiamo, cioè ancora crediamo che questo mondo può cambiare, siamo una razza in estinzione, siamo una razza in estinzione. E allora dobbiamo cercare di tutto affinché mettiamo questo semino e farlo crescere negli anni, affinché questi bambini crescono con questa mentalità, con questa voglia del bene comune, che è la cosa più appunto importante. Perché oggi, specialmente oggi, in questo mondo di crisi, non solo economica ma anche di valori, è importante proprio questo, cioè dimostrare con i fatti, anche nel nostro piccolo, organizzando queste manifestazioni, queste cose così, che il mondo si può cambiare, che possiamo cambiare e che possiamo stare bene, e quindi possiamo stare bene tutti quanti. Bellissima iniziativa, oggi che è il 2 della Repubblica, dobbiamo sentirci orgogliosi di essere guardavallesi, orgogliosi di essere italiani, e questa è un'altra cosa bella. E io, vedete, l'ho detto l'altra volta, ho provato ad andare al bar a giocare a bigliardino, ho provato a fumare, ma non mi ha dato quelle soddisfazioni che mi dà appunto il volontariato. Cioè per me la televisione è una bomboniera a casa. Io quando vengo le dico sì, ce l'ho la televisione, eccola qua, se la vede la mia ragazza, io non me la vedo. Perché non mi dà quella, io accendo la televisione, video a Maria De Filippi, mi viene la depressione, no, oppure devo vedere Uomini e Donne, no, non mi vede, no, niente. E allora, quindi il mio tempo libero lo uso così. E allora io mi sento di essere volontario anche quando sono in ospedale e vado ad annaffiare le piante, quando non è competenza mia, sono libero e vado là. Mi sento un volontario quando da solo, appunto per dimostrare ai bambini, vedo le lattine nella cartella e ne ho raccolti 4.000. Mi sento un volontario quando sono triste, però quando mi dicono Giovanni me la racconti una barzelletta, gliela racconto lo stesso. E allora quando per esempio non ho voglia di far sorridere e allora lo faccio, mi sento un volontario quando viene quella vecchietta nel pomeriggio e il ticket è chiuso, o la vecchietta o anche un giovane, e deve tornare il giorno seguente a pagare il ticket, deve venire da Santa Caterina per esempio, allora io gli dico no signore, datemi i soldi, va a pagare. Il volontario ecco, è questo, ma ripeto, non sono solo io che lo faccio, guarda male, come tu, ci sono tante altre persone che lo fanno in silenzio, eccetera eccetera. Però io sono così, sono fatto così, devo dimostrare le mie emozioni con i miei gesti, con il mio modo di fare, perché penso che vedendo la gente quello che fai lo può copiare, lo può appunto, è più stimolata e così. Il messaggio più diretto, no? Il messaggio più diretto. E allora io sono così, poi ho bisogno degli abbracci, ho bisogno che per esempio quando vengono al mio banchetto di comunicare, di parlare, di salutare, di esprimere queste emozioni. Allora a me piace la gente, mi piace stare nella piazza, mi piace stare a contatto con le persone, mi piace stare a contatto con i bambini, e allora sono fatto così e non posso cambiare. Io l'altro giorno lo dicevo quando abbiamo fatto la cosa degli organi, gli ho detto io l'unico organo che non posso dare è il mio cervello, perché se il mio cervello, mia mamma mi ha 25 anni, 30 anni che si è stoppato, cioè, il mio cervello non lo posso dare, no, vabbè. Comunque, grazie veramente per tutto, e complimenti ancora per l'associazione, per quello che state facendo, non mi smetterò a dire. Io anche se non ero candidato venivo lo stesso oggi, questo è sicuro, perché è una bellissima iniziativa. Grazie a te, grazie tantissimo veramente. Volevo solo... No, grazie a te, ecco, per queste parole che ci dici, che ancora una volta ci confermano che...
I nostri giurati avevano visto bene. Volevo solo farvi leggere una cosa, un tema scritto da la figlia di della logopedista dove io lavoro, 10 anni, scrive questo tema che io gli ho detto glielo dobbiamo mandare alla Presidente della Repubblica. Ed è questo, dice, il tema è produzione scritta, adesso si chiama Menecio Pensierini. Cioè, adesso produzione scritta. Il titolo è Vorrei vivere in un paese diverso per occuparmi di puntini puntini. È bellissimo. Questa 10 anni è una ragazza, io bambina, la conosco, guardate che cosa scrive. Vorrei che in Italia tutti avessero un lavoro, una casa in cui vivere e molti soldi con cui pagare le tasse. Ma c'è gente che non ha un lavoro a causa di fabbriche che falliscono o di ospedali che chiudono, perché non ci sono i fondi per mantenerli. Questa gente che non ha lavoro e quindi non ha soldi non può avere neanche un pezzo di pane per sfamarsi. Questo è per colpa dei politici, che invece di avere buon senso e ascoltare questi italiani che non hanno niente, spendono i loro soldi inutilmente senza riflettere. Così tutti i giovani, per non restare senza lavoro, vanno a cercare lavoro all'estero. E se continua così, l'Italia resterà una nazione di vecchi disoccupati. Io invece vorrei un'Italia che abbia delle regole ben precise, che tutti devono rispettare. Un'Italia dove non esistono i ladri, un'Italia che non sprechi soldi per cose invane, è un'Italia dove ci sono posti di lavoro per ogni persona. Io in questa Italia vorrei compiere la professione di stilista con la mia amica Miriam e vorrei non finirla mai. Spero di diventare una stilista famosissima e spero anche che i miei capi piacciono molto a tutti e che calzano bene. Non so come si chiamerà il mio negozio, ma sono certa che l'Italia migliorerà e anche molto, così tutti avranno un lavoro e tanti soldi. Quando farò la stilista spero di avere molte idee, ma così tante da consumare tutti i fogli del mondo per disegnare. I primi che indosseranno i miei capi saranno ovviamente i parenti e gli amici più cari. Vorrei per di più disegnare i miei vestiti per le mie amiche Adnava, che se il nome è Fuggia, perché Adnava vorrebbe fare la ballerina e Fuggia l'attrice. Voglio aggiungere anche un'altra cosa, e cioè che per i parenti e per le mie amiche vestiti gratis per tutti. Una cosa spettacolare, meravigliosa, bellissima. Allora, finisco sempre con la mia frase, e questo te la dedico pure a te in modo particolare, a tutti i bambini e a tutti. Lasciamo questo mondo migliore di come l'abbiamo trovato.